a tutti, Jambo significa ciao in Swahili. Sono Pieti Gose, sono il direttore generale di Kazuri Beads, un'organizzazione di commercio eco keniana. Kazuri fa piccoli gioielli in ceramica e articoli per la tavola, per la casa in terracotta, e coinvolge 350 donne, soprattutto madri single. Kazuri in Swahili significa piccolo e bello. Piccolo e bello come le palline di terracotta che le donne producono. È un know-how, quindi è una capacità che loro hanno, ma che noi abbiamo migliorato con formazione, con training, e poi vengono colorate sempre con colori a base di acqua. Il nostro obiettivo è quello di garantire un lavoro e quindi una sostenibilità nel lungo periodo. Quindi l'obiettivo principale è sostenere le donne attraverso il lavoro, ma abbiamo anche altri progetti correlati, soprattutto quelli con i ragazzi di strada, che sono coinvolti nella produzione di oggetti con materiale riciclato, soprattutto carta. Noi siamo ovviamente membri di WFTO, l'Organizzazione Internazionale del Commercio Equo, perché crediamo che il commercio equo, ma soprattutto un trattamento equo delle persone che lavorano, danno poi un futuro. Quello che le donne ottengono maggiormente dal commercio equo è quello di avere una tecnica, quindi di padroneggiare il loro lavoro, che poi permette la loro sostenibilità. Kazuri ha la sede poco fuori Nairobi, in una zona di collinare molto bella, e le donne provengono dai villaggi vicini. La scelta di lavorare prioritariamente con le donne, e soprattutto con le donne singole che hanno, o perché sono vedove o perché appunto provengono da situazioni familiari particolari, è proprio per dare loro la possibilità di avere un'entrata economica che altrimenti non avrebbero. Oltre ad avere un lavoro stabile con Kazuri, l'organizzazione provvede una serie di benefit per le donne, come l'assicurazione medica, il trasporto, oppure avere prestiti agevolati o tramite cooperative o con le banche. Tutto questo rende ovviamente la vita migliore. Le donne che lavorano con Kazuri sono spesso da 35, 25, 10 anni, e la lunga relazione proprio dimostra il fatto che Kazuri sta lavorando bene e che realmente dà un futuro. In Kenya direi Karibuni Kazuri, ma qui siamo in Italia, siamo a Equa, quindi be fair, be free, venite a Equa.